Benvenuti in un nuovo video e benvenuti in una nuova challenge delle 24 ore. Mangio per 24 ore solo pizza! Ma allora, raga, adoro. Voi starete già vedendo, ho fatto queste due pizzette che le ho comprate surgelate perché avete visto anche l'ora, alle 9 e ho guardato sulle 9:50. Alle 9:50 chi è che io ti consegna la pizza fatta come si deve? Però vanno bene lo stesso perché sono comunque pizzette. Eccole qui. E sono una pizzetta, sono pizzette margherita, quindi mangiamo perché io ho fame. Buono. Colazione andata, quindi noi ci vediamo direttamente dopo con una vera e propria pizza. Eccoci con il secondo pasto di giornata. Sì, raga, io mi stavo asciugando perché io sto morendo letteralmente di caldo. Ho ordinato anche la Coca-Cola Zero. Mamma mia, raga, non è importato mettere niente sulla pizza. Ok, no, vabbè, io sono sempre la solita rimbambita. Allora, la pizza che voi già starete vedendo è fatta con broccoli, quindi una crema di broccoli con diciamo tipo salsiccia sbriciolata e mozzarella e un botto di olio, cioè ma proprio olio a gogo, ma va bene. Super meritata perché stamattina dovevo fare un paio di cose, quindi sono scesa a piedi. Cioè, raga, pensate che già sto a 10.000 passi e più tardi devo ritornare, devo riscendere di nuovo. Mamma mia, quindi ci voleva una bella pizza. Allora, però è molto morbida. Faccio un video che ve lo faccio vedere perché da là non vedrete sicuramente niente. Fuori fa un caldo che si muore. Sopra c'è la provola. No, la mozzarella. Scusatemi le condizioni, ma io sto morendo di caldo, infatti voglio mettere un ventilatore perché si muore. Anche se c'è tanta provola sopra, quindi alla fine si sente solo di provola, però è buona. Poi si sa che la pizza è sempre buona. Una pizza un po' particolare rispetto al solito, poi ho visto questo e ho detto vabbè sì, dai, prendiamo questa. Comunque il sapore della Coca-Cola può sembrare una cosa stupida, ma il sapore della lattina e il sapore di questa qui in vetro, della Coca-Cola, ma sia quella normale ma anche quella zero, è completamente diverso. Cioè, raga, cambia veramente, ve lo giuro. Non so, a parte che questa la vedo molto proprio a sapore più leggera rispetto a tipo l'altra che sto bevendo solitamente, che è sempre Coca-Cola zero. Non lo so, forse perché è in vetro, boh, non lo so veramente. C'è proprio una differenza di sapore.
Però la pizza è molto buona, infatti è sottile, leggera. Questa volta, raga, mi sono munita di tovaglioli. Per questa volta sì. Io ho concluso anche il mio pranzo, quindi noi ci vediamo, non lo so se con la merenda, perché comunque sono già le 2 e io verso le 6 devo scendere, quindi non lo so, vi aggiorno. Oppure ci vediamo direttamente questa sera con la cena. Vediamo un po'. Eccoci qua con la cena, mamma mia, raga, io stavo morendo di fame, io non faccio, non tocco niente dall'ultimo pasto che avete visto, perché poi sono uscita, ho fatto varie cose pure quando sono rientrata, quindi. Il cibo è stato l'ultimo dei miei pensieri, ovviamente non le mangerò tutte e due. Avete visto, una è panna prosciutto cotta e mais e l'altra è margherita. Vi ho fatto vedere anche l'orario, infatti sono anche quasi le 10. Quindi mangiamo perché io adesso da poco ho avvertito il senso di fame, quindi poi si sa, raga, quando uno sta facendo tante cose non pensa al cibo. Di solito la fa diversa. Secondo me un po' più sottile e più duretta, la sento già al taglio. Però sarà sicuramente super buona. Che bontà, è buonissima. Assaggiamo panna prosciutto cotta e mais. Mamma mia, m'adoro. Questa la dobbiamo spostare un attimo. Queste sono le mie due pizze preferite. Veramente io amo. Questa si chiama animosa in verità, però. Io la adoro. Ultimo pezzo ovviamente di margherita. Io mi fermo qua prima che esplodo perché non mi va niente più. Quindi noi ci vediamo direttamente domani mattina con l'ultimo passo di questa challenge. A domani! Buongiorno, eccoci qua con l'ultimo pasto. Mamma mia, io sto ancora dormendo perché mi sono svegliata da poco. Da come avete visto è una pizza, vabbè, surgelata con margherita, giusselle e patatine. Quindi assaggiamola. Comunque ha un profumo troppo buono. Buona.
Niente, anche l'ultimo passo di giornata è concluso. Io spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!